guardiano di porta, Arianna, perché lei gestisce poi chi può entrare e chi invece no su questa piattaforma, quindi ha proprio il ruolo da guardiano di porta. Va bene, quindi buon pomeriggio a tutti, anche poi a chi si collega su Facebook. Allora, il tema di oggi è proprio quello degli stimoli verbali nell'autoipnosi. E in questa giornata, insomma, dell'analogista, che poi prosegue anche con domani e dopodomani, percorsi più chiusi, questo è aperto a tutti, quindi tutti i miei colleghi, il maestro Benemeglio, insomma, stanno facendo una presentazione di chi è l'analogista, insomma, quali sono i campi d'applicazione, molto importante perché questa figura professionale è una figura professionale d'aiuto, insomma, soprattutto in questo momento è di forte sostegno. Va bene, intanto, visto che parlo di autoipnosi, concedetemi di fare una premessa su proprio cos'è l'ipnosi, una leggera premessa perché comunque qualche collega ha già parlato dell'ipnosi. Di fatto, perché è una domanda frequente, questa qui, cos'è l'ipnosi, ad esempio? E prima di tutto, a me piace definire un po' alla Erickson che l'ipnosi è una condizione mentale, emotiva, naturale, abbastanza naturale, tant'è vero che noi entriamo in questo stato di ipnosi più volte al giorno senza che neanche ce ne accorgiamo. Sono quei momenti in cui abbassiamo le difese, i meccanismi di difesa, le attenzioni e quindi siamo presi dai pensieri, magari facciamo qualcosa e non ci accorgiamo. Dopo aver fatto questa cosa, tutti i momenti, gli step di quando, ecco appunto, eravamo presi da qualche pensiero e il pensiero sappiamo che può essere ipnotico. È chiaro che una condizione naturale va bene, è definita anche ipnosi, però l'ipnosi vera e propria, la pratica dell'ipnosi deve essere, viene o è autoindotta, quindi possiamo parlare di autoipnosi, o eteroindotta, quindi un operatore esperto chiaramente dell'ipnosi, poi nei vari ambiti, perché chiaramente noi parliamo di un'ipnosi olistica, va bene, poi abbiamo anche altre forme di ipnosi. Chiaramente l'operatore può guidare il suo interlocutore che poi chiaramente ipnotizzerà. Poi un'altra domanda frequente, soprattutto che viene da chi non ha provato mai l'ipnosi, è cosa si prova, cosa si vive in questa esperienza di ipnosi. Premetto dicendo che sul termine ipnosi, sì, ecco perché poi mi collego anche ai termini, ai vocaboli, stimoli verbali e altro. Ecco, ognuno di noi proietta, secondo delle credenze, insomma, degli stati emotivi, delle esigenze, un qualcosa, ok? Tant'è vero che per ognuno di noi l'ipnosi può essere un'esperienza vissuta in modo differente rispetto ad un'altra. Infatti, alcune persone in ipnosi vivono esperienze profondissime. Pensiamo all'ipnosi regressiva antevita. Insomma, andare a rivivere una vita precedente e vivere tutti gli stati emotivi di una morte, un abbandono, insomma, un distacco importante, come se fosse reale. Ci sono altri soggetti invece che vivono l'ipnosi come una forma di meditazione. Io sono dell'avviso che bisogna comunque lasciare ecco, idea dell'ipnosi molto personale, proprio perché è un'esperienza isolata. E nel momento in cui magari certe volte ci troviamo a spiegare cos'è l'ipnosi e dove si può arrivare, qualcuno che avrebbe usufruito dell'ipnosi per semplicemente trovare più calma, serenità o lavorare sull'ansia, certe volte l'ipnosi, per esempio, può portarti alla regressione antevita, non so, può creare invece l'effetto contrario, cioè aumentare, amplificare lo stato d'ansia. Quindi, premesso che attraverso la pratica dell'ipnosi e autoipnosi possiamo ottenere dei risultati che altrimenti non avremmo, e ora vi dirò quali sono e quali potrete applicare con l'autoipnosi, è utile come strumento per il benessere, per raggiungere dei risultati. Quindi questo è molto importante. Ora, fatta questa premessa,
voglio entrare più nello specifico dell'argomento di oggi, perché comunque, tutto sommato, quando si parla di ipnosi, soprattutto dell'ipnosi dinamica, si parla di stimoli non verbali, quindi suoni, cioè la gestione degli spazi comunicativi, vocalizzi, gesti, toccamenti fatti in un certo modo, poi abbiamo anche asta, cerchio e triangolo, quindi un simbolismo che ipnotizza. Quindi l'ipnosi dinamica è conosciuta come sistema induttivo non verbale. In realtà sappiamo che ci sono dei termini che hanno un valore emozionale, un valore energetico, ok? E quindi dobbiamo prendere atto che questi termini in qualche modo ci creano un flash ipnotico. Ognuno di noi chiaramente ha i propri termini, ecco, i propri vocaboli, va bene, mi piace più dire così, il vocabolo ipnotico. Capita magari, perché sarà capitato qualche volta di stare in compagnia di qualcuno, prendere un qualsiasi argomento, a un certo punto sentirsi in ansia o triste, oppure carico, motivato, magari senza capire il motivo, perché insomma è stato un dialogo normale. Qualche parola, qualche vocabolo, qualche discorso, ecco, avrà toccato le corde emotive e avrà stimolato motivazione, gioia o tristezza, insomma tutto ciò che rientra nel campo delle emozioni. La cosa positiva sarebbe prendere dimestichezza con questi termini, perché in qualche modo noi entriamo in relazione sempre e costantemente, che poi si parte da un vocabolo, ma poi quel vocabolo ha un risvolto pratico anche. Se ad esempio vi porto il mio esempio, che è il colore arancione, cioè solo dire arancione, ma anche arancia, quindi qualcosa che è molto familiare come nome, richiama comunque a livello energetico pato, su energia che carica, che motiva, almeno l'inconscio, ecco, che anche non solo pronunciando questo termine o ascoltandolo ho questo effetto positivo, sempre in ottica analogica specifico, ma anche quando poi andrò a indossare qualcosa di arancione, subito si crea in me uno stato motivazionale, ad esempio. E così ognuno di noi, per esempio la mamma, quindi il rapporto con mamma può creare, può essere un genitore conflittuale, e quindi solo parlare di mamma, semplicemente perché io dico in un discorso 10 volte mamma, ecco che ti creo tristezza. Quindi altre discipline direbbero che i nomi hanno delle vibrazioni, che è anche vero. Quindi non dobbiamo considerare cioè i vocaboli senza un significante e un significato motivazionale, energetico, analogico. Analogico sta per emozionale. E ogni vocabolo quindi ha un fattore ipnotico, e noi dobbiamo soffermarci un po' su questo. Perché poi parla, ecco, questi sono stimoli verbali, e ora pian piano ci concentriamo su questo argomento, e perché poi nell'autoipnosi. Innanzitutto mi sembra che sia opportuno in questo momento iniziare, per chi si sta avvicinando alle discipline analogiche, iniziare a provare su se stessi quello che stiamo dicendo noi docenti, operatori, analogisti vari. Quindi l'idea è fornirvi uno strumento per mettere in pratica sin da subito, nella prossima mezz'ora, e poi provare anche a casa da soli e stimolare quindi stati motivazionali e altro. Ecco, l'autoipnosi, ecco, si può fare tanto davvero. Per esempio ne ho scritti alcuni punti, ma davvero pochi, tipo crescita personale, stimolare la crescita personale, seguire un piano alimentare adeguato, chiaramente un piano alimentare fornito da chi di dovere, quindi noi creiamo motivazione per seguire questo piano alimentare senza poi grandi blocchi emotivi. Oppure potenziare le capacità di apprendimento, molto importante per chi non riesce a essere concentrato, chi non riesce ad assimilare i concetti, chi ha difficoltà a imparare una nuova lingua, ad esempio. L'autoipnosi è importante anche e soprattutto per superare un lutto, per chi non riesce ad accettare la morte di una persona cara, sostituire vecchie abitudini con quelle nuove,
che è un altro discorso molto importante, che poi, ecco, rientra anche nello stile di vita, quindi cambiare lo stile di vita per chi ha uno stile di vita nocivo, insomma. Oppure anche liberarsi da dipendenze, tossicodipendenze, dipendenze affettive, quindi lasciare andare una persona importante. Quindi è molto importante questa questo lavoro dell'autoipnosi. Si può arrivare addirittura, pensate, alle analgesie, quindi a farmi passare un mal di testa, un mal di schiena, oppure a delle fenomenologie ipnotiche. In realtà, queste che sto dicendo sono una minima parte. Il limite è nella fantasia. Cioè, se noi pensiamo che l'ipnosi massimo, quello che può fare, è semplicemente cambiarmi lo stato emotivo, allora sarà vero, come diceva Henry Ford, che tu ci credi o no, insomma, hai sempre ragione. Ok? Invece, se apriamo gli orizzonti di questa bellissima pratica dell'ipnosi e dell'autoipnosi, possiamo ottenere davvero tanti risultati e andare chiaramente a sfociare anche su obiettivi molto più importanti, pensate al benessere, alla salute e quant'altro. E tutto questo, il bello, è con stimoli verbali, quindi trovare le parole giuste, le chiavi giuste. È tutto qua che poi, ecco, c'è lo snodo. Noi quello dobbiamo capire, come faccio a trovare questi termini? Allora, innanzitutto parliamo che questi stimoli verbali possiamo dividerli tra vocaboli chiamati rigeneranti e vocaboli chiamati appaganti. Va bene. Cosa significa questo? Che i vocaboli rigeneranti amplificano uno stato di tensione, che è gradito questo aspetto all'inconscio, cioè che aumenta lo stato di tensione, quindi i vocaboli rigeneranti amplificano questo stato di tensione sotto forma di pathos, potremmo dire, e che chiaramente crea forza, crea energia. È come se stessimo buttando carburante su un fuoco acceso, quindi aumenta il potenziale. Ecco, è come se stessimo praticamente facendo una ricarica, ok, ricaricando il power bank, facendo così, perché poi spenderemo quell'energia. Va bene. Poi ci sono i vocaboli appaganti, che hanno la funzione di fare il lavoro inverso dei vocaboli rigeneranti, cioè ridurre questa energia. Perché servono i vocaboli appaganti? Servono e come? Innanzitutto per calibrare, perché possiamo magari, per esempio, il termine coronavirus, per intenderci, detto per chi ha vissuto, magari ha avuto una perdita, una persona, un altro familiare si è ammalata gravemente, quindi ha vissuto molto male, più di noi, per intenderci, più di me almeno, dico, è chiaro che, per esempio, il termine coronavirus crea uno stato di tensione molto forte. La paura, per esempio, aumenta lo stato di tensione. E se sentiamo qualcuno che dice coronavirus, 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 ecco che questo stato di tensione aumenta fino a creare uno stato d'ansia, di paura e quindi di difficile gestione per quanto riguarda la sfera emotiva. Ok, allora ci serve il termine di calibratura, mettiamola così, andrà tutto bene. Ecco, quello è stato lo scopo di questo andrà tutto bene, di calibrare invece la pandemia. Ok, dopo tanto faremo dei test, perché questi termini in quantità differenti agiscono su tutti quanti noi. Io ne ho portati alcuni esempi che dopo faremo, però voglio dire, nulla, cioè vedrete anche come potete fare da soli una ricerca specifica, anche uscendo dal discorso attuale della situazione dell'epidemia. Ok, quindi abbiamo questi vocaboli rigeneranti, questi vocaboli appaganti. Sarebbe bello farci una bella lista, perché quando ho bisogno di creare le condizioni per fare qualcosa, quindi io devo fare un colloquio di lavoro, quindi ho bisogno di essere bello carico, devo andare in palestra, ho bisogno di essere bello carico, devo trovare una persona o un importante appuntamento con un cliente, oppure devo relazionare, insomma, per tanti motivi, e ho bisogno di energia di carica, mi servono questi vocaboli rigeneranti per creare una situazione preipnotica,
puoi andare a dare il comando ipnotico all'inconscio della serie: ok, io ti ho dato energia, ho messo energia nel power bank e ora ti chiedo, in questa situazione, cioè nel momento in cui, ad esempio, entro nell'ufficio per fare il colloquio di lavoro, devi darmi disponibilità di questa energia e farmi fare un bel colloquio, ok? Quindi sto dicendo che abbiamo la possibilità di avere un alleato in più, che è il nostro inconscio, che a volte rema a favore nostro, ma la maggior parte delle volte in realtà rema contro. Perché? Perché anche un fallimento purtroppo è un'emozione, ed è una bella emozione, anzi, ti produce sofferenza, rabbia, paura, insomma. Allora noi dobbiamo utilizzare questa risorsa che abbiamo dentro di noi con l'autoipnosi. Questa è, diciamo, la mission dell'analogista, quello di dare questi strumenti importanti e soprattutto a, diciamo, insegnare questi strumenti importanti per poter raggiungere dei risultati nella propria vita, sia da un punto di vista psicofisico, emotivo, ma anche di raggiungimento di obiettivi, di sogni, che è molto importante. E allora, proprio per questo, ci sono dei passaggi importanti. La prima cosa da fare è quella di trovare questi vocaboli, ok? Trovare questi vocaboli che hanno una particolarità, in realtà dovrebbero essere il verso e l'inverso della medesima cosa. Cioè, se io prendo i colori, dico bianco e nero, ok? Ma non è detto che per ognuno di noi l'inverso di bianco è nero. Magari può essere l'inverso di nero, rosso, ad esempio. Quindi, da cosa capiremo qual è il vocabolo rigenerante, il termine rigenerante e il vocabolo appagante? Da una risposta naturale del nostro corpo, che è gestito dal nostro inconscio, dalla pulsione dell'inconscio. Infatti, tra un po' ci metteremo in piedi e, per chi vorrà, che è chiamata posizione ortostatica, profilo chiaramente alla telecamera per vedere meglio le ondulazioni del corpo, e le ondulazioni del corpo sono le risposte a questi stimoli. Vi ricordate il comportamentismo, che diceva stimolo, risposta? Ecco, esattamente, noi andremo a dare delle stimolazioni verbali, ok, aspettando delle risposte non verbali. Ad esempio, se prendo colori e quindi dico giallo, se è giallo, ecco, sentirò, mettiamo che sono in posizione ortostatica, una naturale ondulazione del corpo in avanti, quindi una leggera spinta che mi parte più o meno dall'altezza delle gambe, questa spinta va in avanti. Cosa significa questo? Che questo è un termine rigenerante, è un vocabolo rigenerante. Quindi la spinta in avanti fa capire che quello è un vocabolo rigenerante, cioè è quel vocabolo che ti permette di caricare il power bank, va bene? Invece, se dico, trovo l'opposto di giallo, mettiamo blu, e sul blu c'è una spinta naturale indietro, ecco, questa è una risposta non verbale, negativa, mettiamola in questo modo, e quindi significa che io non sto mettendo energia nel power bank, bensì la sto spendendo questa energia, sto riducendo questa energia. Ripeto, utile per la calibratura. Quindi, alla fine di questo esercizio, prendendo più categorie, abbiamo preso colori, stagioni, temperature, lunghezze, insomma, città, pizze, ma chi più ne ha più ne metta, insomma, una bella lista di vocaboli rigeneranti e una bella lista di vocaboli appaganti. Immaginate tutti insieme che cosa è, come se metto praticamente a caricare un power bank, che sarebbe, per analogia, il nostro inconscio, mettiamola così, che contiene energia, ma metto 10 caricabatterie, 10 stimoli in ingresso positivi, chiaramente hanno un risultato amplificato. È questo che a me interessa, ed è molto importante, fino al punto che devo portare a regime questo inconscio, cioè lo devo nutrire, mettiamola così. Come, ecco, mettiamo il power bank, visto che stiamo su questo su questo esempio qui del power bank, è come se lo devo caricare fino al 100% prima di staccarlo dalla spina. Quando sarà carico al 100%, allora subito dopo sarà pronto per l'utilizzo.
Quindi avrò bisogno di trovare tutti questi vocaboli rigeneranti, poi dopo aver fatto questo somministrarli sempre di più fino a sentire le oscillazioni in avanti, in questo caso del corpo, così forte quasi da fare un passo in avanti, insomma, perché in questo modo se fai il passo in avanti non cadi. Perché dico quasi fino a fare un passo? Perché io non voglio che fai il passo, in realtà, perché quel passo sarebbe spendere un po' di energia, perché quel passettino che fai in avanti è come se vai a togliere al 100% del power bank un 5%, è uno scarico di tensione, ok? Invece noi dobbiamo portare a regime il nostro inconscio, cioè la spinta in avanti forte, fino a un livello massimo che quasi faccio il passo e poi subito dopo, ecco, fermo. Allora a quel punto sono carico e posso dare il comando della serie. In autoipnosi lo farete con il labiale, ok? Quindi dicendo anche a bassa voce, in base anche alla situazione in cui siete, ora caro inconscio, vado a fare il colloquio di lavoro, dammi un motivazione, carica, fammi ricordare tutto, insomma, fammi fare una bella figura. E addirittura, siccome con questo inconscio ha un'intelligenza emotiva, quindi ci dialoghiamo in realtà, gli chiederemo anche, ti va bene? Ok, accetti questa cosa qui, me la farai fare, e lui, se è caricato bene, ti spingerà ancora in avanti. Questa volta l'oscillazione in avanti significa acconsento, ok? Invece, se ti porta indietro, significa no, non ti do questo, non ti do praticamente questo che tu richiedi. Quindi abbiamo in due fasi diverse due risposte simili, ma con significati diversi. Perché nella prima fase di autoinduzione, somministriamo stimoli verbali attraverso i vocaboli rigeneranti appaganti per attivare innanzitutto l'inconscio e successivamente per ricaricarlo. Una volta fatto questo, si dà il comando ipnotico, si fa una richiesta specifica, più semplice possibile, perché poi l'inconscio noi lo associamo per analogia al bambino, tant'è vero lo chiamiamo anche io bambino, quindi non è che dobbiamo stare a fare, ecco, la parte logica, l'io adulto sarebbe la parte logica, è più organizzato con tutti i processi cognitivi, termini. Invece il mio bambino è più semplice, ecco, rendi il comando e meglio è, ok? E allora a quel punto, dopo aver fatto questo lavoro, ecco che ci sarà la richiesta, cioè la risposta, secondo caso, di acconsento, rifiuto, ok? Cosa succede se dovesse rifiutare l'inconscio? Niente paura, cioè sinceramente, ecco, ve lo dico, molti si fanno prendere, ma non va bene, non vado bene io, ecco, questo è quello che vorrebbe una parte di noi, cioè il fallimento, che sarebbe anche quella un'emozione. Invece in realtà non, anche qui potremmo dire non esistono fallimenti, ci sono solamente risultati positivi e risultati negativi. Nel momento in cui c'è un'oscillazione del corpo indietro è semplicemente un non sono completamente carico per darti l'energia che tu necessiti, perché magari quel colloquio già l'inconscio, che è avanti anni luce, sa che avrà bisogno, insomma, di una buona motivazione, tanta energia, e allora dirà ok, va bene, mi hai fornito energia, ma tu richiedi 100 d'energia per questa, per questo colloquio, invece ne ho 50, non posso darti quello che vuoi. Quindi cosa fare? Riprendere la stimolazione. Tutto qui, senza farsi tante pippe e problemi mentali, perché non c'è bisogno. Anzi, più riusciamo a interagire con il nostro inconscio e più lui ci restituisce di felicità e benessere. Allora, detto questo, ecco, vediamo se nei miei appunti ho praticamente, non ho detto qualcosa, prima di fare l'esercizio, così poi partiamo. Ah, questo chiaramente, questo argomento è utile non solo nell'autoipnosi, ok? È un argomento che poi trattiamo anche nella comunicazione non analogica, ok? Perché chiaramente, se come io ho termini
vocaboli rigeneranti appaganti, che sono poi aggettivi, sostantivi e altro, anche il mio interlocutore avrà termini, vocaboli appaganti e rigeneranti. Come posso stanarglieli? Mica possiamo mettere tutti quanti in posizione ortostatica, per intenderci. Cioè, non possiamo mettere tutti quanti i nostri interlocutori in piedi. Allora, ecco che ci viene d'aiuto la comunicazione non verbale. Cioè, che nel momento in cui io, per esempio, parlo di coronavirus, ok, se noto un segnale cosiddetto di gradimento, cioè sono tutti quei segnali che equivalgono a quelle oscillazioni in avanti del corpo, che fanno capire che si sta aumentando, ecco, sta aumentando lo stato di tensione, è degradita all'inconscio, un linguino, oppure un accarezzamento delle labbra, portarsi un oggetto in bocca, fare un passo in avanti, questi sono i vari segnali di gradimento, e quindi io parlo di coronavirus, mi arriva un linguino, ok? Io so che quello è un termine rigenerante. Oppure qui, in termini di comunicazione, di report, potremmo dire un termine attivante, cioè che si crea chiaramente presupposti per un'empatia, per un buon report. Poi ci sono anche qui termini appaganti che invece hanno sempre la funzione di ridurre quella tensione nel caso in cui, ad esempio, immaginiamo un genitore che deve vietare, ecco, vuole che il figlio, per esempio, non vada a giocare con quegli amici, non è che dice tu non lo fai e così via. Utilizza il termine appagante perché chiaramente poi si associa quell'amico a questo termine appagante, quindi che toglie energia. L'inconscio non piace questo. Questo lo utilizziamo anche per l'alimentazione. Se io devo mangiare l'insalata e non devo mangiare la cioccolata, utilizzerò il termine e il vocabolo rigenerante quando devo mangiare insalata, che inizialmente mi fa schifo questa insalata, va bene, però vedo che il mio termine vocabolo rigenerante è arancione. Allora mi metto in piedi, arancione, 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 poi mi siedo, mi vedo sta bella insalata che non faceva più, non fa più schifo, cacchio, è buona, anzi, inizio a sentire i sapori, perché ho creato e stimolato l'inconscio. Invece poi mi arriva il dessert, questo bel tiramisù che lo vedo che è la gratificazione della giornata, però dico, cavolo, devo lavorare, un attimo mi fermo, mi metto in piedi e dico, per esempio, marrone, che può essere un termine appagante che toglie energia, marrone, 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 associo il marrone magari della pupù con il marrone del tiramisù e allora a maggior ragione non lo mangi più, ecco, così vi ho tolto il tiramisù praticamente tra la lista delle cose da mangiare nei prossimi giorni, quindi va bene, si può sempre attivare il tiramisù. Detto questo, cioè per spiegare come questo sistema chiamato sistema analogico energetico che utilizza i termini nel suo verso e nel suo inverso per creare autoipnosi, comunicazione analogica interpersonale è molto importante, è molto importante. Pensate che il mondo del marketing, pubblicità, politici non chiamano così questo sistema, però sono insomma consigliati da agenzie di comunicazione molto importanti, perché chiaramente determinati termini poi creano tensione tutti quanti. Se volete, chi conosce per esempio messaggi subliminali, queste cose qua, il 666 oppure il 9-11, che sarebbe l'11 settembre, ci sono dei termini subliminali, ecco, che creano uno stato di tensione, e li paragoniamo ai nostri vocaboli rigeneranti, solo che lo scopo di questi messaggi subliminali, termini, icone, grafiche e altro, hanno l'obiettivo di stimolare la paura, che comunque aumenta lo stato di tensione. Invece noi non siamo focalizzati ad aumentare lo stato di tensione partendo dalla paura, ma vogliamo aumentare lo stato di tensione partendo dalle emozioni, ecco, che sono a disposizione del nostro inconscio. Va bene, detto questo, io direi che possiamo fare un esercizio. Quindi, chi vuole attivare telecamere, vi guiderò io, vi aiuto, anche se poi buona parte del lavoro lo farete voi, perché voglio lasciarvi anche un po' liberi. Ma lo possiamo fare tutti? Tutti, tutti quanti, quindi vi potete mettere in piedi, vi chiedo di mettervi davanti alla telecamera, chiaramente sì, esatto, di profilo, come sta facendo già qualcuno, in modo tale che
possiamo vedere anche noi l'ucidazione del corpo. Chiaramente potete sentire questo. Io, come, ecco, non ho preparato chiaramente grandi fenologie ipnotiche da fare ora e da suggerirvi, perché questo è importante farlo anche con un setting diverso, però farò una per tutti di alzare il braccio, ecco, come fenomenologia ipnotica. Quindi voi lasciatevi andare, state tranquilli, posizione ortostatica, benissimo. Vi prego di chiudere gli occhi, di rilassarvi, di concentrarvi sulla respirazione per qualche secondo. Molto bene. E già potete iniziare a sentire una leggera oscillazione. Quindi ora io stimolerò, ecco, da un punto di vista verbale, ho preparato dei termini che sono, cioè, termini comuni adesso per questa pandemia, insomma, sentirete delle oscillazioni. Quello che dovete fare è non solo percepire le oscillazioni del corpo, memorizzate quali sono i vostri termini, vocaboli rigeneranti e vocaboli appaganti, perché poi dopo andrete voi a somministrarveli da soli. Ok, quindi chiudete gli occhi, molto bene, rilassati, ascoltate la mia voce, ecco, utilizzo questi termini tipo tampone, ecco, tampone, tampone, tampone. Ecco, qualcuno inizia già, vedete, io ci metto anche una carica nel tono di come dico tampone, tampone. Tampone, qualcuno può scendere in avanti, qualcuno indietro. Corona, corona, perfetto. Corona, corona. Decreto, decreto. Ecco, ci mettiamo anche il decreto, visto che è fresco. Decreto, decreto. Poi ci mettiamo anche congiunto, perché qua già entriamo nei simboli importanti, il congiunto. Congiunto. Immunità, 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 immunità. Morte, 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 morte. Vita, vita, vita. Ecco, vedete, molti di voi stanno oscillando. Ora vi chiedo di prendere almeno due dei termini vocaboli rigeneranti e con il labiale di dirli a ripetizione. Se ad esempio tampone e immunità siete andati in avanti, faccio un esempio, quindi con il labiale tampone, immunità, tampone, aumentando quindi l'intensità della spinta in avanti. Quindi facciamo questa prova qui, voglio vedere le oscillazioni importanti. Ecco qua, ho visto che qualcuno ha fatto anche il passo, quindi state caricando molto bene. Quando senti che sta arrivando il passo, magari ti fermi un attimo. E ora carichiamo l'inverso, che è altri due termini. Ipotizziamo che i termini che vengono portati indietro sono immunità e... Ecco, anche in questo caso ripeteteli con labiale, come una cantilena, perché poi questa cantilena diventa, ecco, si insinua e diventa ipnotico, crea il flash ipnotico. Ok, perfetto, creando la spinta indietro. Molto bene. Ora inizierò con i vari comandi. Per fare questo, sì, per fare questo vi chiedo di prendere di nuovo i vocaboli rigeneranti. E ancora più di prima, date tono ai vocaboli rigeneranti. Esatto, vedete la spinta in avanti, cercate di non fare il passo in avanti e chiedo, caro inconscio, di bloccare i piedi sul pavimento. Voi continuate sempre con il labiale a somministrare questi stimoli verbali rigeneranti. Ti chiedo, caro inconscio, di bloccare i piedi sul pavimento e di iniziare a sollevare il braccio destro o sinistro in base a quello che sai. Ecco qua, vedi, qualcuno già devi sentire un calore sul braccio che diventa sempre più leggero, inizia a salire. Voi continuate sempre con i termini, gli stimoli verbali rigeneranti. Sentirete il braccio che si alleggerisce. È come se va da solo questo braccio. Sembra magia ed è bellissimo, una sensazione, un'esperienza fantastica. E poi, per inconscio, man mano che porti sul braccio,
crea uno stato emotivo di benessere, di serenità in tutto il corpo. Ancora di più, voi continuate a somministrare questi stimoli verbali, è molto importante, perché più sale il braccio e più si verificherà questo benessere. Molto bene. E quando il braccio sarà su, sentirete questo benessere. Tutto il corpo. È fantastico. Ora, mentre voi continuate ancora con il labiale a pronunciare i vostri stimoli verbali rigeneranti, vi lascio a voi fare una richiesta al vostro inconscio, anche non di natura fenomenologica, ma semplicemente un obiettivo da raggiungere in breve termine, tipo chi ha mal di testa, fammi passare mal di testa, chi insomma deve fare qualcosa di lavoro, insomma, voi sapete, insomma, fate una richiesta quando avete raggiunto braccio in su e stimoli verbali rigeneranti. Quando questa richiesta sarà da te, caro inconscio, presa in considerazione, accettata, ti chiedo di portare pian piano il braccio giù in modo tale che anche noi capiamo che si è raggiunto l'obiettivo e si raggiungerà a breve l'obiettivo. Molto bene, vedete, ecco qui qualcuno che oscilla ancora più forte, qualcuno che magari sta chiedendo fenologia ipnotica, ad esempio scendere giù, siete abbastanza liberi su questo, tanto vi sto controllando io dalle varie telecamere. Esatto, qualcuno il braccio è iniziato a scendere, molto bene, lasciamo i tempi all'inconscio, perché il tempo che si prende l'inconscio per creare anche queste fenomenologie di alzare il braccio, di riportarlo giù, è il tempo necessario sempre per l'inconscio per creare le condizioni affinché questo avvenga. Quindi non dobbiamo aver fretta se teniamo a raggiungere il nostro obiettivo. Pensate, da qui si può fare dimenticare il nome, si può fare insomma qualsiasi cosa di fenomenologia ipnotica, entrare anche nell'ambito dell'ipnotismo, ma nel nostro caso con le discipline analogiche lo scopo è quello di raggiungere il benessere e la felicità. Allora, ecco, perfetto. Poi, ma chi non c'è riuscito, ecco, se qualcuno ha avuto dei problemi, mi metto qua a disposizione, mi potete contattare per avere dei chiarimenti a riguardo. Però ho visto che buona parte di voi ha portato insomma, l'esercizio a conclusione bene, insomma, un buon fine, mi fa piacere. Ora magari ci soffermiamo un pochettino dopo la diretta e posso anche seguire qualcuno in più specifico. Va bene, allora detto questo, poi prendete posto quando avete terminato, ok? E se c'è qualcuno, abbiamo altri 2 minuti, ragazzi, quindi qualcuno che vuole condividere l'esperienza di cosa ha vissuto con l'alzata del braccio. Chi ha piacere, insomma, può alzare la mano, poi diamo parola tramite Arianna che riesce a gestire meglio di me sicuramente questa piattaforma. C'è qualcuno? Altrimenti chiedo io, perché ho visto, ecco, Roberto, sì, vai Roberto, Antonangeli. Sì, la parola rigenerante era tampone e l'appagante è il virus. Perfetto, infatti ho visto... Ha lavorato molto molto bene, infatti il braccio si è alzato, che non è per me tanto facile. Ben produttivo. Bene, bene. Quindi, ecco, qual è stata la tua richiesta? Poi non so se hai fatto una richiesta più specifica e personale, se la puoi dire. Sì, controllare l'alimentazione. Dividirla. Beh, dai, giusto. In quarantena, insomma, abbiamo un pochettino sforato, sparellato la alimentazione. Va bene, poi al massimo più tardi chiedi conferma. Va bene. Comunque, più tempo dedichiamo a questo tipo di lavoro, da questi stimoli verbali possono nascere grandi
lavori in autoipnosi per raggiungere davvero per dei grandi risultati. Il limite è l'immaginazione, come dicevo prima, dice il nostro professore Benemeglio, e quindi davvero esercitatevi, aiutatevi, poi chiaramente fatevi seguire per qualcosa di più importante da un analogista che sicuramente può essere d'aiuto. Detto questo, io devo fermarmi per una questione di tempi, perché poi a seguire ci sono gli altri colleghi. Prima di lasciarvi voglio ringraziare prima di tutto chi sta creando, ecco, chi è dietro le quinte, tipo Arianna, Francesca, che hanno reso questa giornata possibile perché le discipline analogiche, ecco, arrivino a chiunque, perché sono bellissime discipline ed è bellissimo avvicinarsi a questo mondo. Ora sembra che sono di parte, ma in realtà bisogna provare per credere, avvicinarsi ancora di più. Spero che con questo assaggio, che di questo esercizio che abbiamo fatto, vi abbia incuriosito un po', e magari, tanto ci sono i nostri vari canali per avere informazioni più specifiche. Ringrazio anche la nostra presidente Samuela Stano e soprattutto il professor Benemeglio, che queste sono tutte ricerche che da oltre 50 anni lui mette a disposizione senza segreti, senza nulla, a chiunque abbia voglia di raggiungere dei risultati importanti nella propria vita. Quindi grazie a tutti quanti voi, un abbraccio a tutti, ci vediamo presto, alla prossima e in bocca al lupo. Poi se qualcuno ha bisogno di qualche spiegazione specifica, io rimango a disposizione tramite i canali o potete rivolgervi ad Arianna. Ciao e buon proseguimento della giornata dell'analogista. Ciao, grazie Arianna. Grazie. Ciao. Ciao.